Sono Paolo Montevecchi, il mio socio Daniel Casarin, dopo parlerà anche lui. E siamo qui a parlarvi di un caso studio, quindi un lavoro che abbiamo fatto insieme, e di come abbiamo trovato una sinergia nel lavorare insieme le nostre due aziende. Noi di Ethnograph ci occupiamo di design, experience design, mentre l'azienda di Daniel si occupa di digital marketing. Posso dire quello che avevo io come appunti? Perfetto. Perché per presentare gli autori, no, ora stavo leggendo, è interessante. Allora, tu sei un informatico convertito allo user experience designer, design. Sei cofondatore oggi, diciamo capo del gruppo degli user experience di Ethnograph. Sì. Una design company interdisciplinare fedele al got be good piuttosto che al got by looking, looking good. È proprio questo. Ok. Daniel Casarin, la sua passione è l'innovazione digitale sostenibile, per questo non è solo un imprenditore ma anche un design thinker. Esperto di digital marketing, si definisce sales hacker e customer experience design addicted. Abbiamo fatto un po' di ricerca. Perfetto. Questo è quello che il web restituisce, quindi mi sembra okay. Perfetto per farvi okay. Partire. Grazie Bianca. Ok, quindi oggi parleremo di questo, che okay. Inizierò io a parlare e poi mi darà, diciamo, il cambio Daniel. Qui proviamo, c'è un telecomando oppure... Sì, c'era. Se no uso le frecce, uguale. Ok. Allora, prima... Ok, vediamo se... Proviamo a usarlo. Sì, funziona. Allora, prima di tutto... volevo farvi una domanda semplice, nel senso, per capire chi c'è qui con noi oggi, visto che non vi conosco tutti quanti. Quindi designer, ci sono, alzi la mano chi è un designer? Ok, ok. E chi si occupa di marketing più specificatamente? Ok. E altri cosa fate? Quelli che... So chi, alzi la mano chi fa altro. Chi, ok, cosa... Sviluppi software, ok. Interessante, non c'è nessun altro che sviluppa software? Ok, ah ciao, ok. Ok, okay, bene, quindi c'è direi una buona distribuzione tra quello che facciamo noi. Ok, io sono mi definisco architetto dell'informazione oltre che appunto designer, e quindi amo mettere a posto ciò che è in disordine. Ho provato a pensare al primo evento, diciamo, della mia vita che in qualche modo può ricalcare o farmi capire che questa è un po' la mia vocazione. E ho pensato, quando ero bambino, probabilmente andavo alle scuole elementari, e mia mamma mi chiese di mettere in ordine lo sgabuzzino, era il posto in cui tenevamo le scarpe, la scala, le scope. E ci passai un'oretta, forse anche di più, e poi ricordo che alla fine decisi: io voglio stare un attimo qui a vedere quello che abbiamo fatto. Era un momento di, come dire, di osservazione di quello che era diventato uno spazio che prima aveva una sua organizzazione e poi era cambiata. Ecco, questo. Ricordo proprio di aver provato del piacere nel vedere questa cosa qui. Forse è solamente una mia cosa, una mia, diciamo, deviazione, però nei lavori che realizzo tendo sempre a cercare ciò che è caos. C'è sempre qualcosa che non è perfettamente in ordine, e io tendo ad andare verso quella direzione lì perché il mio cliente poi ha bisogno spesso di riorganizzare quello spazio di significati, quello spazio di contenuti. E quindi oggi parleremo, cercherò di diciamo passarvi perché è importante per un'organizzazione lavorare su, attraverso questo tipo di occhiali, quindi osservare ciò che è a caos, ciò che non è ben ordinato, e come ordinare, rifare ordine, rimettere a posto le cose, possa migliorare la relazione con i nostri pubblici, con i nostri interlocutori. Prima di parlare però del, diciamo, del caso studio, volevo fare una riflessione con voi sul concetto di informazione. Non è un pippone teorico, cerco di essere molto veloce e anche, come dire, pratico. Quello con cui, diciamo la problematica che noi affrontiamo, siamo dei designer oppure siamo persone che si occupano di marketing oppure siamo dei product leader, dobbiamo realizzare un qualcosa che vada bene per le persone, spesso ci scontriamo con la difficoltà di scegliere che parole usare, che verbi usare, come relazionare le parti di un sistema che viene comunicato, viene dato ai nostri clienti, interlocutori.
questo tipo di, diciamo, di difficoltà, queste scelte, queste professioni in qualche modo si scontrano tutte con la gestione dell'informazione, che non è un qualcosa di materiale come un mattone, un bicchiere che posso riempire, oppure un pixel che posso in realtà spostare o decidere io dove mettere. L'informazione è qualcosa di più scivoloso e non è sempre, non sempre riusciamo, come dire, ad afferrarla o a decidere che debba essere interpretata in un certo modo. Infatti l'informazione per definizione è qualcosa che nasce nella testa delle persone nel momento in cui interpretano il nostro lavoro. Adesso voglio farvi vedere questa fotografia, che è una fotografia che ha scattato una mia amica che vive negli Stati Uniti, con cui appunto condividiamo questa passione per l'architettura dell'informazione. In questa fotografia si vedono due pile di biscotti che sono diverse una dall'altra. Questa è la foto che volevo farvi vedere. Ognuno di noi in questo momento si sta raccontando una storia, fondamentalmente, su perché queste due pile di biscotti sono differenti. Qualcuno ha un'ipotesi che vuole comunicare, vedo che alcuni sorridono. Per esempio, quelle al cioccolato sono più, piacciono di più alle persone. Ok. Com'è? Oh, forse sono lì da più tempo. Quindi forse quell'ultimo biscotto lì magari non è, ma non è vecchio. Oppure queste qui sono quelle nuove, quindi no. È l'ultima occasione per avere un momento di gioia, no? Ci sono, no. Ognuno di voi si è raccontato fondamentalmente una storia del perché questo tipo di quello che vediamo a sinistra è diverso da quello che vediamo a destra, no? Non possiamo fare a meno di farlo, cioè avviene normalmente nella testa di tutte le persone tutti i giorni milioni di volte, ok? Questo esempio è molto interessante perché ci fa capire che differenza c'è tra il contenuto e l'informazione. Cioè l'informazione è quello che noi ci siamo raccontati, quindi sono stanti oppure sono preferiti l'uno dall'altro. In realtà l'informazione, il contenuto, che cos'è di questa relazione qui? Il contenuto sono i biscotti, quindi il contenuto sono i biscotti e l'informazione è quello che noi ci siamo raccontati nella testa. Per cui informazione è diverso da contenuto e l'informazione nasce da un mix di contenuti che sono quello che noi vediamo e percepiamo e quello che è parte di noi. Quindi magari uno era molto affamato, uno è appassionato della cioccolata, quindi interpreta in un certo modo quello che sta vedendo, oppure perché uno è esperto di marketing o di altro tipo e analizza magari tutto quello che vede secondo la sua professione. Quindi l'insieme di queste cose fa sì che noi o che i nostri interlocutori immaginino qualcosa di quello che noi stiamo proponendo, no? Per cui questo va tenuto sempre in considerazione. È un contenuto che è uguale, quindi quell'immagine che è uguale per tutti se lo osserviamo, produce più informazioni differenti anche in antitesi, distribuendo questo contenuto tra le persone, no? Questa è una cosa molto importante. Quindi lo stesso contenuto può generare più informazioni. Ma arriviamo a quello che vi devo parlare dell'esempio, quindi il lavoro, il case study che abbiamo realizzato con Daniel, e cerchiamo di capire perché tutte queste cose teoriche che vi ho raccontato sono importanti nel momento in cui noi andiamo a fare un'attività di marketing, come era questo lavoro qui, perché il nostro cliente era un'azienda farmaceutica e aveva bisogno di rilanciare un prodotto dolcificante sul mercato, l'aveva programmato per l'estate e aveva chiesto a noi sostanzialmente di produrre la campagna di marketing. Noi dovevamo fare la parte del lavoro dei designer, quindi dovevamo produrre tutti gli insight e informazioni utili per generare poi contenuti e interazioni che servivano per veicolare il prodotto. E quindi diciamo questo qui è il contesto all'interno del quale noi lavoravamo. Per fare questa attività qui avevamo programmato di realizzare una ricerca con gli utenti che avrebbe dovuto indagare in diversi contesti. Dovevamo andare nei supermercati, osservare come i prodotti venivano distribuiti, come venivano affiancati, come venivano localizzati rispetto ad altri prodotti, quindi come venivano categorizzati sostanzialmente dai supermercati,
ogni prodotto dei competitor è stato analizzato per i colori che utilizzava rispetto a quello che voleva veicolare, che verbi utilizzava, che nomi utilizzava, che tipi di contenuti venivano stampati sulla confezione e se c'erano dei contenuti, come dire, suggeriti che riguardavano l'alimentazione e così via. Oltre a questo abbiamo guardato anche gli e-commerce, c'erano competitor che avevano siti dedicati, vendevano il prodotto direttamente, avevano set di prodotti, abbiamo cercato di indagare anche ciò che era, diciamo, nel mondo dell'e-commerce e poi infine volevamo intervistare 40 persone, 40 consumatori potenziali per chiedergli come loro scelgono il prodotto e quali sono le attività che fanno per arrivare all'acquisto di un prodotto. Quindi questo insieme di informazioni avrebbe dovuto generare delle personas o buyer personas, come le volete chiamare voi, e aiutare i ragazzi del marketing a rendere molto efficace la comunicazione. Oltre a queste attività, diciamo, di analisi e di raccolta di insight verso i consumatori finali, abbiamo fatto anche un'attività interna verso il nostro cliente. Cioè, quello che abbiamo pensato è stato questo con Daniel. Visto che loro avevano dovuto ereditare gli strumenti, diciamo, di comunicazione e il tono di voce, tutto quello che era il passato di relazione che l'azienda aveva avuto con i consumatori, dovevamo capire che cosa c'era stato nel passato, se c'era stato qualcosa che non era chiaro, oppure se c'erano delle lacune, se erano stati bravi a comunicare oppure no. Per cui abbiamo analizzato i loro social media, abbiamo intervistato chi si occupava del customer care, anche se loro non avevano un canale di vendita diretto. Quindi abbiamo raccolto tutte queste informazioni affinché potessimo avere un quadro completo, quindi sappiamo all'esterno i consumatori come si relazionano nei confronti di questi prodotti, sappiamo l'azienda come sistema anch'esso, come si relaziona, come si è relazionata fino ad oggi nei confronti dei loro consumatori. Tra le tante cose che abbiamo notato, la nostra attenzione è caduta su una sequenza di parole, che poi è la cosa più interessante che voglio raccontarvi oggi. Queste parole erano farmacia, parafarmacia e erboristeria. Cioè proprio una sequenza di parole precise, era scritta così e ricorreva nei social media. Ogni volta che un consumatore richiedeva dove poteva acquistare il prodotto, loro rispondevano in questo modo qui: farmacia, parafarmacia, erboristeria. E c'erano molte richieste da parte delle persone di sapere dove poteva acquistare i prodotti. E ci è sembrato anche tutto sommato abbastanza normale. Se tu sei un'azienda produttrice e continuamente proponi un prodotto su un social media, la prima cosa che un consumatore vuole sapere, se è interessato al prodotto, è: ok, bene, ma dove la posso trovare questo prodotto? Dove posso acquistarlo? Mi serve? Loro non vendevano direttamente, quindi, diciamo, rifornivano informazioni il cliente spiegandogli dove potevano andarlo a trovare. Questa era l'indicazione principale. Poi avevano una pagina web dove uno poteva trovare il distributore o comunque, diciamo, il punto vendita più vicino a loro. Era questa l'informazione che davano su un social media. Ci aveva incuriosito questa cosa perché sembrava proprio una policy, diciamo, di relazione nei confronti del cliente. Allora abbiamo chiesto se esistevano delle policy e loro hanno detto: no, non abbiamo in realtà delle policy, per cui Daniel, ok, realizzate le policy per loro. E scavando su questa cosa qui, chiedendo al customer care, abbiamo scoperto che in realtà molte persone telefonavano anche a loro per chiedergli dove potevano trovare alcuni prodotti. Perché telefonavano? Perché in realtà loro avevano visto tutti o quasi tutti i loro prodotti sull'e-commerce. E loro, non scrivendo e-commerce come parola all'interno dei possibili punti vendita, ma anzi rimandandoli sempre a una pagina che gli proponeva il solito sistema in cui loro, scrivendo dove abitavano, gli poteva dare tutti i punti vendita, non erano contenti, cioè non sapevano se quelli erano realmente dei prodotti loro. Non si fidavano perché probabilmente il contesto era diverso. Se io vado in farmacia, mi aspetto che il prodotto che mi viene dato non sia contraffatto. Se acquisto su un e-commerce, posso avere dei dubbi, specialmente in ambito farmaceutico, almeno nel passato era così. Per cui loro avevano cortocircuitato queste informazioni, cioè vedevano, quindi il loro bagaglio, diciamo, informativo era: esistono online, ci sono in diversi e-commerce i loro prodotti, costano anche di meno che nel negozio, perché tu non mi dici che sono negli e-commerce? Allora vuol dire che non sono i tuoi prodotti quelli. Ok, io voglio sapere se sono i tuoi prodotti, perché tu non me lo stai dicendo. Ti chiamo, ti scrivo e cerco di approfondire questa cosa direttamente con te, anche se tu non vendi direttamente a me. Questo tipo di informazione non, o questo, diciamo, questo insight non l'avremmo mai capito se non avremmo provato, diciamo, a collegare queste tipologie di
diciamo di eventi che abbiamo raccolto noi per l'organizzazione. Quindi diciamo che il nostro lavoro è stato quello di creare ordine in questi flussi di informazioni e di richieste che loro non stavano assolutamente governando e che avevano bisogno di governare. Chiaramente questa informazione che portammo al CEO dell'azienda fu abbastanza, caspita, non l'avevo capita questa cosa qui. Per noi era più importante le farmacie che il resto, ma ormai non possiamo più fare a meno di cambiare la nostra strategia, per cui loro rivedettero i loro sistemi di distribuzione del prodotto, che poi magari Daniel vi parlerà. Questo era quello di cui volevo parlare. L'ultima slide, ma in realtà non è conclusiva, era solamente l'attività che abbiamo fatto, è un'attività che è stata eseguita da professionisti, quindi sembra molto semplice, in realtà andiamo a guardarci i social media, vediamo cosa dicono quelli del customer care, ci abbiamo messo molto tempo e non è stato semplice, quindi se volete farlo fatelo fare, insomma, a persone che hanno competenze in questo tipo di genere, quindi chiedete le informazioni in questo caso. Passo la palla a Daniel. Sentite? Buonasera a tutti. Allora, il concetto qui cos'era? Innanzitutto si trattava di un rilancio di prodotto, come accennava anche Paolo, c'erano problemi di distribuzione, c'erano problemi dal punto di vista del customer service, c'erano essenzialmente, diciamo, un buon prodotto, qualità alta, dietro c'era un brevetto, e non era assolutamente valorizzato in tanti punti di vista, in distribuzione, come dicevamo prima, c'era un po' di confusione. L'azienda faceva attività fortemente di marketing nonostante le problematiche che abbiamo visto prima. La cosa interessante cos'era? È che lavoriamo su un pubblico attivo, ovviamente, parliamo del settore salute, quindi era tra i tre prodotti all'epoca di Stevia, basati sulla Stevia, in commercializzazione Antre, quindi diciamo scatenava un bel passaparola all'epoca. Ok, il lavoro fatto fino adesso, come abbiamo visto con Paolo, era di riprogettare tutto quello che era l'architettura delle informazioni, proprio partendo proprio dal posizionamento dei prodotti sul mercato. Prima però Paolo vi ha fatto vedere giustamente un posizionamento su una GDO. L'azienda voleva andare anche nella GDO, è andata sulla GDO dopo. Quindi immaginate la confusione tra farmacia, parafarmacia, l'azienda comunque è molto strutturata, è già presente su diversi canali. E quindi dopo questa riprogettazione cosa abbiamo ottenuto noi dell'area marketing? Ovviamente diciamo, siamo un'agenzia partner di HubSpot, quindi lavoriamo in area inbound, quindi ci aspettavamo determinati processi. Ovviamente base dell'inbound cos'è? La buyer persona. Quindi prima di tutto che c'è stata la riprogettazione dei canali ovviamente proprietari dell'azienda, primo tra tutti ovviamente si trattava di rivedere i form, ok? Noi ovviamente trattandosi uno dei punti di contatto più caldi, ovviamente le landing page per fare lead generation e poi spingerli verso un processo d'acquisto geograficamente localizzato. Ok, abbiamo ottenuto informazioni chiave per aumentare naturalmente le conversioni sulle landing page, ok? Quindi grazie a questa riprogettazione essenzialmente diciamo rivista da zero su quello che era un primo lavoro, ok, primo risultato nel giro di grosso modo 3 mesi dal rilancio dell'attività, un più 247% di conversioni in lead che chiedevano dove si poteva trovare il prodotto, ok? Il grosso lavoro che è stato fatto, ovviamente adesso Paolo è un po' andato avanti, ma era su il capire chi era effettivamente le buyer persona naturalmente ideali come cliente a cui poi spingerlo nella farmacia, parafarmacia, erboristeria, GDO, e-commerce. Quindi questo è stato un primo risultato interessante lato form. Naturalmente le informazioni che ci hanno passato, cioè che il team di ricerca ci ha passato è ok, l'azienda subito voleva andare a muovere su quelle leve legate al content marketing, quindi ovviamente si trattava di un bel settore legato poi a tutto quello che è ricerca organica. Bene, andiamo subito a vedere alle keyword di intento. Okay? Qui andiamo a legare le keyword di intento a quelle che effettivamente sono i reali bisogni delle buyer persona, soprattutto su un prodotto e quello che era questo dolcificante a base stevia che poteva essere venduto su diverse tipologie di target. Quindi adesso, senza entrare sul settore salute o altro, dietro al piano di content marketing doveva partire da delle keyword di intento ben specifiche, quindi andare velocemente su reali utenti interessati al prodotto. Quindi il primo risultato raggiunto è ok, andiamo a fare un piano di content marketing basato su keyword intento specifiche basate sulle ovviamente reali necessità delle buyer persona.
Bene, per ok, discorso quantitativo e piano di content marketing, secondo aspetto, rilevanza del contenuto. Sappiamo tutti quanti che, cioè perlomeno si sa in area SEO, che la rilevanza del contenuto, quindi tutto quello che è dwell time, avrete sentito magari nei vari panel, quello che è l'importanza del dwell time, cioè il tempo passato su un contenuto per quello che riguarda il posizionamento sulla SEO. Bene, l'obiettivo naturalmente di quello che scrivevamo era tenere il più possibile le nostre buyer persona sulla pagina, ovviamente per sbloccare tutta una serie di meccaniche successive, quindi fare contenuti che uno interessasse naturalmente l'utente, e quello è il primo obiettivo, la buyer persona, le buyer persona nostre, dall'altro ovviamente che desse quelle informazioni, cioè che dessero quelle informazioni necessarie all'azienda per attivare poi ovviamente diciamo i piani successivi di marketing. Quindi diciamo la parte di architettura informazione ci è servita anche a riprogettare il blog, ok? Quindi classico caso, piano di content marketing fatto così, diciamo un po' meno a casaccio. Bene, primo aspetto è riprogettiamolo sulle buyer persona, quindi punto fondamentale la rilevanza, quindi con tutte le metriche, le KPI del caso, dicevo prima dwell time, ok, scansione della pagina, ricondivisione del contenuto. Questo qua è un settore estremamente interessante perché gli utenti ricondividevano in modo più o meno insistente all'interno di gruppi, ovviamente diciamo quello che trovavano online, quindi la cosa interessante cos'era? Lavorare su quei contenuti utili che poi gli utenti si riprendevano in modo naturale e se li riportavano nelle proprie community chiuse su Facebook. Infatti vedevamo con Paolo, ci sono diverse community chiuse su Facebook proprio specifiche nel settore salute, dolcificanti naturali. Diciamo per fare etnografia, cioè per discutere con le persone all'interno delle community, cioè, fingendo chiaramente di essere interessato a quel tipo di tema, insomma è un lavoro fatto anche con una certa etica, nel senso c'è un modo, però sì, eravamo entrati anche in questo tipo di discussioni per capire come le persone discutevano e quali erano gli ambiti in cui sviluppavano queste discussioni. Ok, quindi punto di ricerca naturalmente era andare a cercare quelle informazioni nelle community, anche perché poi le persone ricondividevano quei contenuti. Ok, quindi diciamo piano di content marketing, e, ok, scendiamo sul discorso della rilevanza, bene, okay, da questo ci serviva ovviamente riniziare a riposizionare il contenuto su quello che riguardava una strategia fatta di topic cluster, quindi che utilizzava diciamo le moderne tecnologie di SEO per andare a posizionare più il contenuto, no? Quindi diciamo le informazioni ci sono servite per questo, naturalmente. Ok. Adesso questo è un dato di massima perché essenzialmente il modello di attribuzione dell'azienda è molto complesso e del brand insomma, è molto complesso, quindi il termine di traffico era totale da diretto, naturalmente da referral su tutte le fonti. Questo grosso modo ci ha permesso di tirare su sempre questi prima stagione, questo 311% di incremento traffico. La cosa interessante cos'era? È che ci si è mossi su tre punti. Traffico organico, naturalmente per il discorso che vedevamo prima, quindi tramite un'attività apposita per una spinta veloce sulla SEO. Naturalmente sapevamo che quei contenuti, quando rilevanti, quando effettivamente creati per le varie persone, avveniva la distribuzione sui social, quindi parte un terzo di questo traffico è aumentato subito dai social in modo organico, ad esempio. Quindi sul settore quel feedback era veramente interessante. Un'altra percentuale naturalmente è traffico da referral, da altri blog, avvenuto tutto in modo naturale, quindi l'obiettivo di creare dei contenuti rilevanti serviva anche ovviamente ad avere un contenuto basato su buyer persona in distribuzione, non solo sui social, ma anche su forum, che uno non, cioè ovviamente diciamo su quell'ambito lì era estremamente interessante per il link building di qualità, okay? Quindi quello è un altro punto interessante. Ok, altro ve l'ho accennato prima, il discorso del dwell time, durata media delle sessioni. Adesso parlo dell'area, naturalmente quello che ci interessava di più su tutta la parte di presentazione di prodotto, quindi le informazioni che erano prima nella scheda prodotto dovevano essere riprogettate, ovviamente considerando le buyer persona, quindi con le informazioni giuste, ok? Questo ci ha permesso di aumentare la durata media delle sessioni sull'intero sito, con un picco alto naturalmente sui contenuti, ma un picco alto, adesso se non sbaglio, era intorno a un 120% sulla pagina prodotto, che non era ovviamente solo tenendo le persone lì, ovviamente facendo fare, misurando le azioni successive dell'utente,
quindi su, lavorando su quelle che erano le call to value, le call to action, successive a vedere la scheda prodotto. Quello è un aspetto interessante. Altro punto fondamentale, perché diciamo il social noi è stato uno dei touch point principali per l'azienda, perché comunque era all'epoca aveva un 600 referenze, quindi aveva una bella community, è stata una community pilota, adesso abbiamo un NDA sopra ma non riusciamo a tirare fuori qualche dato, però è stata una delle prime a tirare fuori anche una strategia social con noi, che è stata poi copiata da altri, avendo avuto carta bianca potevamo fare quello che volevamo, e la community è stata estremamente interessante. Era un momento in cui l'organico da Facebook, per chi si ricorda, era un 3 anni fa, quindi prima di Facebook Zero, e quindi era un'ottima sorgente di informazioni ma anche di interazione. Qui tra gli obiettivi ovviamente era riprogettare la social strategy, ovviamente diciamo poi attaccata alle campagne naturalmente. La social strategy a noi ci serviva per aumentare e naturalmente dividere, diciamo aumentare la quantità e aumentare la qualità dei post, naturalmente per quello che riguardava il prodotto e effettivamente per la nostra buyer persona. Quindi la social strategy è stata riprogettata, era stata risupportata da informazioni chiave lato qualitativo. Parliamo di un caso studio che ovviamente diciamo ha avuto un trascorso che era il momento chiave dei social, adesso si riesce a fare molto altro, infatti vi parlerò di quest'altro. Queste informazioni sulle buyer persona naturalmente ci ha aiutato subito a mettere a terra strategie di advertising lato paid social di alta qualità rispetto a quelle informazioni di audience tipiche che si possono raccogliere dalle varie e dalle varie tecniche che ancora oggi ci sono. Quindi l'incremento di traffico, l'incremento di interazioni ci ha passato informazioni naturalmente per poi andare a creare campagne di ads effettivamente sulle buyer persona. Calcolate che qui c'è un tema importante, che è poi il riacquisto del prodotto. Ok, qui c'è un tema importante che è, ok, io compro un dolcificante che poi mi deve innescare un processo d'acquisto, uno, passaparola, ok, di qualità del prodotto. Quindi ci siamo mossi anche su questo termine, quindi cercando di aumentare quello che era un sell out costante e un possibile misurazione del passaparola tra gli utenti. Sui social grosso modo abbiamo misurato, adesso grosso modo perché è un arco temporale abbastanza circoscritto rispetto a un prima dove comunque l'azienda aveva già investito bei numeri, grosso modo un 500% di interazione in più, perché semplicemente perché i post erano localizzati, erano progettati effettivamente per le persone che interessava. Quindi calcolate che all'inizio l'azienda aveva un'idea molto vaga di quello che era un target, un'azienda di prodotto come quelle italiane classiche ovviamente, dove faccio prodotto per venderlo a una rete vendita strutturata. Quindi in questo modo diciamo hanno ottenuto nuove informazioni chiave e, all'epoca, per aumentare l'interazione sui social. Altro punto interessante cos'era? Il customer service, che passava a livello digitale in modo consistente. Calcolate che un'azienda che non aveva un customer service strutturato così tanto e per un forte call center con l'utente finale, quindi si è trovata con un prodotto che era estremamente direct to consumer, un D2C, si è ritrovata con tanti messaggi, tanti messaggistica sui social, tanta messaggistica istantanea, quindi un effort forte in termini di ore lavoro sulla pagina Facebook in questo caso. Quindi questa attività cosa è servita? Innanzitutto a migliorare la percezione di quello che era utente, prodotto e soprattutto, come diceva prima Paolo, di dove trovare il prodotto e come trovarlo, ok? Quindi riprogettando ovviamente cioè tutto quello che è comunicazione, landing page, le campagne poi venivano localizzate come vi farò vedere dopo, rivedendo anche il modello di business, quindi convincendo anche con fatica l'azienda, dicendo ragazzi guardate che qui la storia è quella anche di poter l'opportunità attivare un esperimento via e-commerce, perché no, proviamoci. Quindi un altro punto è stato proprio customer service, anzi verso un customer success estremamente interessante dal punto di vista dei social, proprio per abbassare tempo, quindi riabbassare quel tempo latente di risposta del loro customer service, e l'altro aumentare la soddisfazione del cliente, quindi quello è un aspetto interessante.
dietro tutto questo ci serviva per che cosa? Prendere informazioni grazie al tag manager, ok? Quindi tutto questo non ci serviva, naturalmente incremento traffico, fare ads meglio, avere naturalmente tutto questo a partire da buyer persona per avere sempre più una segmentazione fortissima per andare in campagne sempre più localizzate. Le campagne localizzate non solo sulle buyer persona, ma su quelle buyer persona migliori, geograficamente localizzate. L'azienda nel frattempo, in modo tradizionale, puntava a tanti canali, GDO, GDO vuol dire portare le persone in un punto vendita, naturalmente, e portarle effettivamente lì. Quindi, ok, il prodotto lo posso trovare da Conad, da adesso sì, ok, però dove? Quindi ho bisogno delle informazioni di localizzazione. Dietro aveva montato un sistema di inserzioni basate sulle informazioni naturalmente che l'azienda ci passava, quindi ok, Conad area Bologna è attivo, bene, campagne localizzate sempre di più lungo il processo d'acquisto ci portava effettivamente gli utenti migliori, cioè, anzi bisogna partire da questo, dagli utenti migliori che avevano effettivamente bisogno di quel prodotto per poi innescare il processo di quello che è tutto il retail store, tutto quello che è un retail marketing fatto bene. Quindi diciamo il percorso è stato che okay, incremento traffico, incremento interazioni, incremento tutto quello che è metriche di SEO, tutto partito da buyer persona. L'azienda cosa ha capito? Che aveva l'opportunità di evolvere lungo quello che è un processo naturalmente con tanti touch point, il più possibile omnicanale. Prima Paolo ha detto una cosa interessante, ha detto ok, l'azienda si è dovuta rendere conto di aver bisogno di una policy sui social strutturata. Sì, perché l'azienda all'epoca della ricerca combatteva contro un e-commerce siciliano che aveva capito l'opportunità del prodotto e lo metteva a un prezzo irrisorio su e-commerce, distruggendo un mercato potenziale online, ad esempio. Quindi questa è un po' la normalità. Quindi il supporto nostro è stato anche, tra i vari output, gli outcome generati, è stato anche di ragazzi, pensate a un e-commerce, a una policy di e-commerce di un certo tipo, quindi all'avviamento di un'azienda molto strutturata con tante referenze per andare incontro anche a un mercato che è in espansione, come immaginate voi. Quindi è una strategia omnicanale effettivamente basata su questo principio. Fine di tutto, questo qui è il flywheel, quindi diciamo il nuovo concetto di funnel di vendita, dove effettivamente noi che facciamo tra ricerca qualitativa, UX e inbound, per noi è il centro questo, quindi mettere il cliente al centro, riprendere questi concetti e spalmarli lungo quelli che sono le tre fasi del processo di acquisto odierno è stata la conferma in un momento ancora quando questo il famoso flywheel di HubSpot ancora non era concettualizzato. E tutto questo perché torno al concetto iniziale con empatia, perché ovviamente diciamo noi che in area marketing ci chiamano per fare attività di lancio prodotto, rilancio prodotto, senza tutto il percorso dietro di ricerca qualitativa, di andare incontro alle persone, di chiacchierare con loro, di intervistare, scendere, fare etnografia, arneetnografia e tutto quello che vogliamo in area service UX design, non era possibile, ok? Quindi questo diciamo un po' la chiusura del cerchio per incrementare le performance di quei dati che adesso vi ho suggerito nel primo trimestre, nella prima stagione di rilancio del prodotto. Quindi parto da un rilancio, parto da architettura informazione, parto dalla ricerca, ok? Finisco per incrementare performance e per addirittura come output e outcome ridare all'azienda dei feedback estremamente interessanti sul modello di business, ok? Dovrei essere in tempo, noi abbiamo chiuso, grazie a tutti. No, bene, bene, ok, vi ringrazio. Okay, grazie. Possiamo prenderci qualche minuto per le domande, perché poi avete concluso con l'esempio proprio classico di un'azienda di design e una di marketing che lavorano insieme e lavorano anche bene. Okay, quindi sì, la cosa interessante aggiungo che in realtà per l'azienda adesso forse qualcuno c'è in sala, qualche partner in HubSpot, sapevo che qualche amico c'era, è così, ok, che ovviamente base dell'inbound è la costruzione della buyer persona. Per noi che siamo attaccati, ovviamente che ho la società attaccata che fa user research, è l'incremento delle performance ideale proprio, ovviamente, quindi quello è un aspetto veramente interessante. C'è qualche domanda? Vai, cioè, ti dispiace. Ok, grazie Vanessa. Sì. Tu presenza microfono. Ciao. Ciao. Allora, io volevo sapere se in questa collaborazione
se ci sono state o se vedete in generale delle difficoltà, e come le avete superate. Magari penso anche al tempo diversi tra il designer e il marketing. Ci sono assolutamente tempi diversi, perché noi in realtà adesso parlo per me, dopo Daniel parlerà per me. Noi siamo sempre in ritardo, nel senso, noi non abbiamo mai il tempo per poter fare quello che è fisiologicamente, cioè diciamo, non abbiamo mai il tempo che serve per poter fare un lavoro mediamente di qualità, ecco. Quindi dobbiamo sempre in qualche modo combattere con l'organizzazione per spiegare che abbiamo bisogno di più tempo. In realtà adesso ricordo, l'abbiamo fatto diversi anni fa, infatti è una cosa che non vi ho detto, ma quello che facevamo, che non fu proprio un'attività, come dire, sequenziale, prima noi poi loro, non fu così, non poteva essere così, quindi in realtà loro avevano già iniziato a costruire, a ristrutturare le landing page, avevano già, adesso Dani alcune cose poi le puoi dire tu, avevano già iniziato a fare dei lavori, quindi noi ci trovavamo in corsa, per cui tutto quello che riuscivamo a generare con il benestare di chi si occupava proprio della ricerca, che ci tiene molto a tirar fuori dei dati solo se sono più o meno stabili, altrimenti si rischiano di tirar fuori cose che non sono reali, cercavamo di passare informazioni a, diciamo, a tutto il team, quindi cercavamo, diciamo, di diffondere tutto quello che riuscivamo a comprendere durante l'attività, quindi facevamo delle analisi anche solamente delle euristiche sull'architettura delle informazioni delle landing page, siamo andati a guardare subito quello che potevamo raccogliere dai competitor per capire come poter anche già creare un punto zero che fosse già di qualità rispetto, diciamo, a quello che poteva essere la conoscenza più approfondita dei nostri clienti. Quindi quello sicuramente è stato un modo che ci ha facilitato il fatto di poterci sentire non troppo in ritardo e di dare subito le informazioni a loro che potevano essere utili per rimettiamo a posto la landing page, rifacciamola, ristrutturiamola e così via. Sto pensando a altre difficoltà. No, in realtà non cioè noi ci troviamo bene a parlare insieme. Lato cliente, posso dire, la difficoltà. Sì, in realtà dovevo uscire un'intervista mia fatta da Raffaele Gaito, qualcuno conoscerà magari in area marketing, in cui spiegavo che in realtà in molti casi noi la ricerca non la vendiamo, non la spieghiamo nemmeno al cliente, quindi ok, dobbiamo rilanciare il prodotto, che okay, lo rilanciamo, dopo che dietro c'è tutta l'attività di ricerca, magari nemmeno se non c'è la cultura specifica non la andiamo nemmeno a spiegare molte volte, quindi sappiamo che abbiamo un obiettivo, perché andare a spiegare di quello che è un servizio immateriale ad alto profilo spesso affascina e affascina sempre di più in realtà, quindi quello sicuramente, diciamo, un punto lo vediamo, è una necessità dell'azienda, però dove non c'è il terreno di questo tipo e dove c'è un'esigenza che effettivamente di rilancio non lo spieghiamo neanche. No, ci sono anche altre problematiche che affrontiamo di fronte a, diciamo, alla relazione con un'organizzazione medio grossa che riceve questi tipi di servizi. Per esempio, una cosa che ultimamente sta diventando uno standard è che le organizzazioni non hanno all'interno una capacità di gestire il feedback, non ce l'hanno. Non solamente non lo ricevono, proprio non hanno gli strumenti per poterlo ricevere, quindi magari ci sono anche grosse organizzazioni con cui abbiamo lavorato che hanno tantissimo feedback, magari in alcuni momenti dell'anno particolarmente esagerato perché ci sono degli eventi, però loro non sanno dov'è questo feedback, non sanno se questo feedback ha risolto un problema, quindi non riescono a tracciare, come dire, la vita del feedback all'interno del loro processo produttivo, di vendita, in qualsiasi tipo di processo. Quindi quello che noi facciamo quando gli restituiamo questo feedback è aiutarli a consumarlo il prima possibile, quindi la relazione con un'azienda che fa marketing è proprio questo, no? Quindi ti do un feedback, non è una cosa che tu non sai cosa farne, ma lo usi subito. In alcuni casi dobbiamo aiutarli proprio a capire come consumare questo feedback, esempio appunto si è scoperta questa, no, questa incongruenza tra il bisogno dell'utilizzatore, dei consumatori e quello che voi comunicate, e bisogna ripianare, quindi ok, allora seguiamo un processo interno, vi aiutiamo, facciamo un po' da coach, vi aiutiamo a usare questo feedback e a utilizzarlo misurando poi quello che succede, chiaramente. Questo non so se può essere utile. Ci sono altre domande? Altre domande? Ok, e allora grazie a tutti. Grazie a tutti.